sognava di diventare una ballerina? Assolutamente sì, io e scommetto che negli anni 80 guardavi. No, 80, eravamo ragazzine, noi più o meno siamo, credo più o meno, io sì, sono del 70. 72. Ecco, tutte e due 70. Sono più grande di voi, quindi rispetto. E immagino che negli anni 80, come me, come tutte le ragazzine d'Italia, guardavate lei, Eder Parisi. Sì. Disco dove io sono veramente io, fantastico, super fantastico, e la dimensione che mi fa vivere con te, è l'avventura che c'è dentro di me. Delle cicale, 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 della formica, invece non cicale mica. Siamo qui con Miriana Trevisan, abbiamo sbloccato un ricordo a tutta la platea, non sapete cosa vi siete persi, no. Alessandro, tu, no, lui forse no. Io me le ricordo perché... Loro due sì, ma tipo gli anni 80 però Eder no. Parisi. Vabbè, Eder Parisi, la Cuccarini, questa dopo? Gente qua sì, le ho viste... Io mi ricordo che mi sono vestito da cicala a Sanremo. Ti sei vestito da cicala a Sanremo? Davvero? È la cosa più vicina alle cicale che ho fatto. Sì, è vero, con noi, quando siamo andati su a Sanremo, oddio, già abbiamo ricordi condivisi. Sì. Che proprio già siamo sul filo della nostalgia. Allora Miriana, torniamo a te. Figlia di due impiegati della Banca d'Italia, giusto? Esatto, quindi sì, una roba serissima. Che faceva papà? Allora, papà lavorò alla Zecca di Stato, dove proprio si fabbricavano, c'erano questi pannelli, insomma, si fabbricavano i soldi. Quindi lui correggeva se c'era qualche sbavatura, no? Dell'inchiostro. Nella stampa, quindi insomma, facevamo ore e ore lì dentro, chiuso, super insomma, sbarre per entrare, insomma, era complicato. Anzi, spessissimo lo bloccavano perché se non tornavano i conti, lui non tornava a casa. Forazzo. Infatti ci fu un grande furto di, mi ricordo, 300... Aspetta, non erano euro, 300 quindi 300.000 lire. No, saranno 300 milioni forse, tipo la casa di carta. Tipo la casa di carta. La casa di carta, esatto. Guarda, io me la ricordo questa scena perché piangevamo, dicevo, non c'è più papà, lo tenevano lì dentro. Non ci credo. Sì, sì. Eravamo piccoli, tutte femmine poi. Quindi. E quante femmine? Eravamo io, mia sorella e mia madre, però senza di lui eravamo perse. Però tu avevi la voglia di diventare ballerina, volevi andare a New York a fare grandi scuole di danza. Assolutamente sì, allora c'erano i Momix, ti ricordi? È fantastico, quindi io volevo fare i provini per questo. Mi piace, si gira da Laura perché no, le due hanno un vissuto ballerina è lei, perché lei ballava molto bene. Io no, io ci provavo, ma non era una ballerina. Vabbè, allora io devo dirvi che oggi è il bimbo day in Rai. Posso dirla questa cosa o pare brutto? No, oggi c'è il bimbo day. Adoro. Per cui tutti gli autori, personale dello studio, Studio 3 di Teulada, la bimba di Dario, e ci sono anche le bimbe di Rosa Melucci che mi stanno facendo vedere un cartello. Amori. Che ciao, bellissime. Vabbè, ciao. Ciao. Doppio nero. Ciao. Doppio nero, vabbè, che lo sappiamo noi cosa vuol dire. Va bene, dai, allora ci sono Alice e Giulia. Va bene, dai, torniamo a noi perché diciamo l'entusiasmo ci sta prendendo la mano. Però papà un giorno ti disse, va bene, però vai anche a un po' di provini in Italia, no? Prima di andare su. Papà non voleva proprio che io facessi a ballerina, dice ti prego, però è stato lui, è vero, adesso ci arrivo. No, mia madre e mio padre, ma non è un lavoro fare la ballerina, capisci? Insomma, dove vuoi andare? Insomma, noi siamo due impiegate, avrai una pensione, qua insomma ci sta molto. E niente, io comunque andavo di nascosto, insomma, mio padre si intenerì su questa cosa. Mi chiamarono un paio di provini, tra cui il bagaglino, allora io non voletti andare. Perché era troppo succinto, secondo me, allora ero proprio timidissima. Però ballavo veramente ad alto livello, ero una professionista. Mi chiamarono per Nonna la Rai, prima dell'estate, e io
poiché il contratto, se tu ben ricordi, era figuranti. Ma quindi io guarda, su quello proprio me lo ricordo, perché ci fu una grande litigata con mio padre. Veramente? Sì, perché dice, ma come? La televisione, tutti vorrebbero andare lì, ora inizia così e poi vedrà. No, papà, io parto, vado a Londra, devo fare un anno di classico, adesso... No, no, io non ti pago danza, ti arrangi. Ecco, così, quindi io... entrai a far parte di una Rai e poi fu totalmente un successo che rimasi in Italia, ecco. C'è un'altra vostra amica di Non è la Rai, Pamela Petrarolo, che ti manda questo messaggio. Ciao a tutti, ciao Serena, ma sono qui per mandare questo video messaggio a Miriana, che so che è tua ospite. Ci tengo tantissimo a dirle che le voglio un mondo di bene, spero di vederla presto, che è davvero tanto che non ci vediamo, forse tanto quanto gli anni che sono passati da Non è la Rai. Ti mando un bacio grande, saluto tutti i telespettatori di Oggi è un altro giorno. Ciao Serena, spero di venire presto da te. Ciao Pamela, ciao, grazie. Figli, tanta Pamela, forza, Madonna, tutte figlie femmine, sì. Sono... Ma voi vi sentite in più, cioè, avete una chat, Non è la Rai, no? Non lo so. No. Questo no. Noi siamo collegate anche se non ci sentiamo, esatto, ormai. No. Sì. Pamela ogni tanto l'ho sentita, perché ieri poi... ho incontrato Luna, io qualcuno che... Poi in realtà voi avete fatto anche le veline... di Striscia la Notizia. Noi abbiamo vissuto insieme, abbiamo affrontato proprio i primi esordi a Milano. All'età di, quindi 20, poco più, 23, 24 anni. 23, 24 a Milano. Sì, a Milano. Entrambe da Roma, tu nata a Napoli, però comunque Roma, no? Roma, lo fa vedere. E qui posso immaginare, ragazze, quanto vi siete divertite da 1 a 10? 100 miliardi infiniti, bellissimo. Allora io adesso mando un filmato che ricorda la vostra reunion con Fabrizio Frizzi e Max Giusti. Dopodiché mi dovete raccontare la cosa più pazza che avete fatto in quegli anni milanesi. Pensateci, avete il tempo di una clip, perché abbiamo bisogno un po' di evadere, fa caldo, fa freddo, piove, abbiamo bisogno di gioia, vai. Sì. Vi consiglio di non perdere questo momento di televisione, perché ora Laura Freddi e Fabrizio Frizzi balleranno Pretty Woman. Allora, Pretty Woman è un film che vediamo e rivediamo molto spesso in televisione. Io vi prometto, ve lo giuro, che Frizzi che balla Pretty Woman lo vedrete stasera e poi non lo vedrete più. Diciamo che quando vedi Miriana Trevisan che balla, pensi non è la Rai. Ecco. Quando invece vedi Max Giusti che balla, pensi non è capace. Buonasera, signorina. Buonasera, buonasera. Com'è bello stare a Napoli a sognare. Senti, posso dire una cosa? Vieni un po' un attimo, Laura. Prego, Laura. Devo fare, aiuto. Ma che bello rivederle insieme tutte e due. Questo è il bello di Attenti a quei due. Che bello, grazie. Ma grazie a te. Allora, ho vinto io in quello. Vinsi. Grazie, te lo ricordi, però. Sì. No, è sempre stata lei la vera ballerina. Io ci provavo, ti copiavo. Ma dai, che sei una pazza. Vabbè, raccontami una cosa che avete fatto insieme. Vedi come ci sta nella vostra sorellanza. Dunque, cosa abbiamo fatto insieme di particolare? Allora, io ho 51 anni, che vuoi che mi ricordo? Io non mi ricordo niente. Vabbè, uscivamo, abbiamo fatto ci tante invitavano. Serate in discoteca. Tante serate in discoteca. Poi era l'epoca in cui Milano era divertentissimo. Ricordi Bandiera Gialla? Anche quello c'eri tu. No, era tutta vabbè. Ma che anno era? Era pre-Tangentopoli, era la Milano da bere pre-Tangentopoli? Sì. Era. Ah, no, non voglio sapere nulla. Scusa. No, non abbiamo nessun segreto. Quella è la cosa strana, è tutto tranquillo. Andavano anche di moda i calciatori, tutte no, le venine hanno calciatori avuto un calciatore. E lei, niente. Nel loro armadio. Non si dice scheletro nell'armadio, ma calciatore nell'armadio sì. Ah, beh, lei sì. Però... E vi confidavate chi aveva più successo con i ragazzi, chi di meno? Noi stavamo praticamente. Lei, ragazzi, lei è. Miriana, sexism. Ti ricordi l'albergo a Milano 2? Noi eravamo. Come no? Lì, perché lo studio ce l'avevamo proprio sopra. Scendevamo di un piano, c'era l'hotel Jolly, che noi non so sì, se sì, c'è abbiamo ancora. Fatto parecchi mesi lì e poi abbiamo affittato delle case. Poi mi sono trasferita. Tu abbiamo vissuto in quella cameretta insieme. E vi siete mai confidate una pena d'amore? Oppure diciamo sempre. Per l'amore non c'era spazio? Sì, no, sì.
sempre, sempre. Diciamo con... sì, diciamo sì. Di sì, io ovviamente non dirò mai quello che lei mi ha detto, tu non dirò però mai puoi quello. Dire però tu hai avuto più fidanzati di me. Ah, però okay. Miriana, tu puoi dire quello, puoi dire a me quello che dicevi a lei. Non ci... no, 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 va bene, Serena, questa volta senza parole. Dunque, io ho avuto più fidanzati di te, questa sì. Non la sapevo. Non so. E, ma sei una bugiarda, lo sai? No, ragazzi, no, è uno sketch comico. No, di giù. che cosa ti confidavo? Che mi, non lo so, non me lo ricordo. Io... Ma tu ti piacevi, Miriana, tu ti anzi, piacevi? Io mi lamentavo che, dico... Che ti lasciavano? Mi lasciavano? Non si dice! Ma state dicendo? Che ti, forse che a vabbè, volte basta, cambiamo argomento. Ma chi mi lasciava? In realtà... Mi lasciavo io, purtroppo. Ah, ok. E brava, perché li lasciavi? Brava. Sono un po' difficile, sì. Sì? È dello sì, scorpione, è lei, lei, infatti, dice, oh, madonna mia, dai, stai tranquilla, ti prego. Io la tranquillizzavo, la riportavo. Perché tu invece sei fuori femmina. Sì, tenevo a non mi... Annoiarti. Non mi fidavo, non annoiarmi. Perché non ti fidavi? No. Oddio, un mostro. Va bene, dai, fa break. Corrado e Raimondo Vianello, che sono stati tra i vostri maestri a Mediaset quando Berlusconi chiamò, oh no, tutti i grandi sì. Talenti dalla Rai. Vai. Mutilato, eh? No, vabbè, la surrealtà proprio. Tu hai definito Corrado un uomo galante, attento e gentile. Mi insegnò a camminare, sì. Ad essere più signorina, ad essere più fine. Sì, 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 sì. Io, insomma, arrivai lì dopo Striscia la Notizia, dove comunque ballavano delle meline, insomma. E lì andai per la prima volta in prima serata. E quindi c'era questa cosa. Allora, primo, i vestiti erano... cuciti addosso a me da Sabatelli, costumista della Sofia Carrà. Loren, la cuccarina, tra le altre. Cioè, erano cuciti su misura, una volta era così, quindi stiamo parlando di una televisione veramente attenta, proprio su misura. E niente, lui mi insegnò, mi ricordo che mi diceva, tu cammini un po' troppo da paperella. E quindi poi mi fece tutta questa scena così a ridere. Eravamo col maestro Pregaddio, meraviglioso, no? E quindi ci fu questa scena che mi insegnò, ma era vero comunque, diceva Miriana, siediti più delicatamente, insomma, voleva questa raffinatezza. Giustamente, cioè ti ha dato un po' di bon ton, ecco. Sì, sì. E lui e la moglie. Ti faccio anche vedere, visto che l'abbiamo evocata passando attraverso Sabatelli, Carrà, qui sei a Carramba, che fortuna, con anche Gianni Boccompagni, vai. Sì. Ed era incinta, attenzione. Allora, noi non siamo in cinque, ma siamo in sei. Perché qui da Miriana, Trevisan, abbiamo una sorpresa. Sì, aspetto un bambino da... Sono voluta venire qui per forza, per tanti motivi. Prima perché era un sogno,
Secondo, perché pensa, è una cosa che oltretutto ci ha suggerito Maddalena, pensa quando sarà grande che gli potrò dire neanche Rinato ha potuto parlare con Raffaella Carrà. Allora, Miriana, quando è che la fortuna è arrivata per la prima volta nella tua vita? Guarda, l'ho visto gironzolare da queste parti, nel senso, è partita da Gianni Boncompagni con Nonella Rai. E, devo dire così, perché da lì è cambiata la mia vita, sì. Quindi grazie Gianni. Ho visto io prima una sbrilluccicante, ma era troppo giovane per essere Raffaella Carrà, perché sapete che la Carrà, dunque lei mi pare sia del 18, appena finita la prima guerra mondiale, mi pare di averti vista da qualche altra. No, vabbè, non fa niente. Andiamo avanti, dice, andiamo. Ma che meraviglia! Ah, eccola! Quando sarei nata io, secondo del lei... Del 18! Senta, no, Cenerentola, no, no, no. Io le strappo la parrucca, eh! Alla fine... Della... Si studiamo. Gianni Boncompagni vestito da Maria Antonietta, praticamente, certo, è meraviglioso. Certo. Sempre con quello, come diceva lui, Laura, piaceva anche vestirsi cinico. Da cardinale ultimamente, si divertiva. Sì, ma poi vestito da appunto cosa 800 non aveva nessun timore di essere volgare o fraintendimenti, perché un uomo di una cultura straordinaria, sia musicale, così, e poi viaggiava in giro per il mondo, aveva una casa a Los Angeles, quindi lui non solo portava allora a Mediaset tantissime innovazioni, come in realtà, se pensiamo profondamente a Nonella Rai, era una grande sorella, perché avevamo telecamere ovunque, ovunque. Lui quindi anticipò un po' i tempi. Certo. Poi figurati. Di questo tipo di religione. È vero che Raffaella era molto preoccupata che tu potessi ballare incinta? No, guarda, no, assolutamente veniva in sala prova, mi faceva proprio... La differenza tra me e Miriana... Che tu ballavi incinta, io quando ero incinta non volevo neanche fare le scale. Perché sei pigra? No, sei sempre così. No, sono più paurosa, no pigra, più paurosa di te. Guarda, peraltro incinta di tuo marito Pago, ma quanto ho capito, Pacifico, detto Pago, appunto tutti lo conosciamo così, ma tuo figlio è frutto di un ritorno di fiamma? Sì, noi ci siamo sposati ben due volte. Ritornai dall'isola dei famosi, io mi ricordo perché... Sei la nostra Liz Taylor. Sì, sto aspettando di risposarmi, adesso sono divorziata con qualcuno. Lei ne ha avuti 8 di mariti. No, ma lei si è risposata con lo stesso. Lo so, ma pure la Taylor con Richard Burton. Falla raccontare cosa è successo. Tu ti fidanzi con Pago. Mi fidanzo con Pago, dopo 6 mesi mi sposo, dopo 6 mesi mi lascio, dopo 3 anni mi ci rimetto... Faccio grande perché poi vedete, mi rimetto insieme a lui e dopo 3 mesi abbiamo questo bambino. Stiamo ancora un anno e mezzo insieme, 2 forse, e poi ci rilasciamo. Ma un po' tornerete. È beautiful, no? Ma guarda che ci seguiva tanto, ma specialmente la Rai. Ma quindi quando lo hai rincontrato dopo appunto svariato tempo, era cambiato qualcosa nel sentimento? C'era la stessa passione? Perché sai cosa si dice, no? Che le minestre riscaldate non funzionano mai. Io non lo penso affatto. Neanch'io. Però neanch'io. Beh, adesso brava. Lui si è rimesso con la sua ex. Anzi, sono sempre cioè, lui buona. È seriale, quindi. Tu non hai un altro ex con cui rimetterti. No, non si amano proprio. Dunque, io mi rimisi insieme a lui perché lui mi chiese scusa di determinate cose. Che aveva combinato? Ora, no, questo non lo posso dire perché veramente un gran papà, una brava persona, e io su questo ci tengo assolutamente. Allora eravamo tutte e due che facevamo degli errori. E quindi mi chiese scusa, io tornai dall'isola molto stanco, così si prese un po' cura di me e io di lui e ritornammo insieme, insomma, ma non è che ci abbiamo pensato molto, abbiamo deciso quasi subito di avere questo bambino. Quindi vi siete rivisti e subito è riscoccata la scintilla? Sono rimasta incinta due volte, purtroppo uno l'ho perso, sono rimasta incinta due volte, ma... Ma subito dopo, due volte, sempre con Pago prima, nella prima serie? Sì, okay. E questa cosa ha influito secondo te nella vostra separazione iniziale? No, nella seconda. Noi ho provato a rimanere incinta, sono rimasta subito. Ma non avessi neanche fatto i conteggi, scusate. I conteggi. E l'ho persi, non tragicamente, insomma, così. Succede. Succede. E poi rimasi incinta subito dopo, mi ricordo, perché gli dissi, guarda, tanto è un maschio perché l'ho sognato sull'isola dei famosi, sta benissimo, non voglio fare nessun tipo di controllo, ma non fate come me ovviamente. Okay. E qui in questa clip che vi faccio vedere del 2009, Pago canta proprio Parlo di te, che è appunto la canzone che ti dedicò Sono i migliori anni, e poi dopo c'è Dimmi la verità 2008, vai. Non puoi ridere, non puoi dirmi che ora devi andare.
meraviglia. Allora, siccome tanti di noi hanno un ex nel cuore... Io non ce l'ho. Come no? Tu ce l'hai? No, non so, stavo a pensare... Basta, dai, Jessica. Va bene, dai. Allora, vi siete sposati a Las Vegas poi? Sì, questo video, l'ultima canzone, girammo questo video a Las Vegas e ci risposammo lì, in realtà. Ma come funziona il matrimonio a Las Vegas? Ma c'è questa chiesetta che è semplicissimo, perché ti sei sposata a Las Vegas pure te? Stavo per, ma è semplicissimo. Però non ha come valore, no? Terra. No, non ha valore, non ha valore. Però noi no, ha valore, ma come no? Quindi che avete fatto? Ma c'è il video, è bellissimo. E niente, a parte vabbè. Vabbè vuol dire che mi sposò Elvis Presley, dai! In sosia di Elvis Presley, spero. Sì, così, perché era l'idolo di Pago. E quindi niente, ci fu questa nuova... Che bello, io guarda, io voglio vedere il video, ragazzi, lo trovate io subito. Vi supporto, cioè, Elvis Presley che ti sposa a Las Vegas, conto, cioè, stiamo scherzando, una leggenda mi ha sposato. Ma quindi vi siete svegliati, la mattina ci sposiamo, no, siete andati a Las Vegas apposta per sposarvi. No, lui doveva girare questo video, dice vieni con me, nel video ti vesti da sposa, che poi guarda, fu da morire, io mi dimenticai scarpe, tutte così, quindi c'era una tizia che girava questo vestito per tutta la strada, quelli mi fischiavano davvero bellissima la scena, che hanno ripreso anche, e niente, arrivai in questa chiesetta e lui mi aspettava mentre giravano il video, e niente, siamo risposati. Questa è? No, o questo è il primo? No, questo è quello vero, questo è quello serio. Va bene, dai, ti vediamo ballare. Poi dopo si balla qui insieme, c'è Profumo di Reunion. 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 Alla francese. Il gatto matto vigila sul tetto, il gatto matto guarda tutti con sospetto, dall'alto controlla ogni strano movimento. Il gatto matto sta fuori, il gatto matto sta dentro, ma è curioso e lui lo sa. Sulla porta, chissà cosa vorrà. Ehi, ehi, lasciami entrare, mi chiede per favore. Ehi, dai, fuori c'è un cane che mi vuole fare male. Ehi, ehi, se mi vuoi bene, non stare ad aspettare, lasciami entrare. Sarò il gatto più fedele che tu abbia conosciuto mai. Siccome anche noi vogliamo dare il nostro contributo alle Teche Rai, oggi 16 giugno 2023, Miriana Trevisan e Laura Freddi tornano a ballare insieme. Chiediamo scusa! Serena, ballare un po'. Ballare! Vai, via! Vai, vai, vai! Non fate le modeste! Orsù! Orsù dunque! Aspetta, aspetta! L'uomo ragno! Music! No, ti prego! Solita notte da lupi nel Bronx, nel locale sta suonando blues degli Stones. Lo skin divide al bancone del bar, pieni di whisky e margaritas. Tutto ad un tratto la porta fa slam, il guercio entra di corsa con una novità. Dritta sicura si mormora che i cannoni hanno fatto bene. Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa, forse quelli della mala, forse la pubblicità.
hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche perché, avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè. Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa, forse quelli della mala, forse la pubblicità. Hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche perché, avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè. Grazie Samuel, grazie. Sì, notare i tacchi di Miriana, per favore. Siamo da morire. Come grazie. Si diceva, Fred Ginger Rogers faceva le stesse cose di Fred Astaire, ma su tacchi a spillo. Esatto. Yeah. Bravi, eh? Molto. Hai notato differenze nello stile? La bionda e la mora, le veline, le bionde e le mora. Grazie, sei troppo carino. Tu sei bello, benino mio, tu, allora tu scusi. Amore, certo, infatti, il biondo e il moro. No, no. Infatti io volevo buttarmi in mezzo. Siamo gelosissime. I velini. I velini? E detto questo, siccome loro due hanno fatto ritrovo, prima della fine dell'edizione di questo programma, proprio, dobbiamo fare un qualche cosa noi tre assieme. Ma sì, non ci penso.